grande. Vado. Do il benvenuto a tutte e a tutti, sono veramente contenta di questa presenza, vi ringrazio e devo dire come prima cosa, prima di presentare gli altri che sono qui con me, che c'è una novità e cioè Omer Ocalan non è riuscito a lasciare la Turchia e al suo posto c'è Newroz Uysal Aslan. Anche lei è parlamentare del partito DEM, il partito per l'uguaglianza e la democrazia dei popoli, che subentra a HDP. Faccio una piccola parentesi. I partiti democratici curdi che raccolgono le preferenze dei progressisti turchi e dei vari spezzoni della società civile, come i movimenti ecologisti, femministi, LGBT e di religioni di minoranza che sono molto maltrattate in Turchia, durano in media 3 anni e mezzo, poi vengono sciolti dalla Corte Costituzionale, i loro membri dai più alti, dai più elevati, dal presidente e segretario. Ai simpatizzanti finiscono in carcere, come è successo con Selahattin Demirtaş e la sua co-presidente, e quindi ne viene fondato un altro. Dal 92 mi sembra che siano sui 9 o 9-10 i partiti che si sono succeduti a causa di questo modo di procedere nella democratica Turchia, membro della NATO. La nostra ospite, Newroz Uysal Aslan, non solo è parlamentare della Grande Assemblea Turca, ma è anche fa parte della Commissione per i diritti umani e in particolare si occupa delle carceri. Ho letto che nel corso della sua attività, ad esempio, si occupa del seguente problema. Nelle carceri turche, dove sono migliaia appunto i detenuti politici o per strane ragioni, non vengono curati i malati, per cui nemmeno quando non sono in grado di badare a se stessi, per cui praticamente in molti casi sono condanne a morte e non solo. A me sembra anche questo incredibile, quando un detenuto o detenuta finisce la propria pena, può anche darsi che non lo rilasciano perché ritengono che non abbia abbastanza rimorsi. La nostra ospite di stasera è avvocata e fa parte dello studio Azrin, che è lo studio che tra mille difficoltà rappresenta Abdullah Ocalan. Poi sono qui con noi, oltre a lei appunto, in rappresentanza del popolo curdo, il Maz Orkan. Il Maz Orkan è responsabile del UIKI, Ufficio Informazioni del Kurdistan in Italia, che io definisco una specie di ambasciata, l'ambasciata di un popolo senza Stato, a cui fare riferimento e che promuove tutta una serie infinita, ha molti ruoli di fondamentale importanza, che l'informazione, la visione politica, anche programmi di solidarietà, soprattutto in questo periodo con il Rojava, e anche appunto l'organizzazione di attività, di incontri, di attività di sensibilizzazione, come in questo periodo, Wiki ne ha organizzate diverse in tutta Italia nell'ambito di questa campagna internazionale per la libertà di Ocalan. Qui abbiamo la consigliera regionale, capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra e Enzo Ferrara che ci ospita e che prenderà poi la parola. Sono attesi, ecco, è arrivato adesso. Gian Piero Leo che porta il saluto della regione e Murat Cinar,
che farà da interprete, ma mi ha avvertito che avrà un po' di ritardo. Aspettando Murat e prima di qualsiasi altro intervento, abbiamo programmato un video e adesso darei il via a questo video. Il mio popolo ha una genesi antica. Le sue radici affondano nelle valli rigogliose della Mesopotamia, nella mezzaluna fertile, abbracciata dai grandi fiumi che hanno fatto da culla all'umanità. Il mio popolo ha danzato intorno al fuoco dalla notte dei tempi. Ha celebrato le stagioni su montagne aspre e placide pianure. Ha resistito allo scorrere della storia, conservando con orgoglio la propria identità. Un'identità negata da quando le potenze occidentali hanno spartito il Medio Oriente tracciando impietose linee con righello che hanno cancellato la nostra esistenza dalle mappe geografiche. Da oltre 100 anni il mio popolo è separato dai confini di 4 stati, nessuno dei quali ha avuto il coraggio di riconoscerlo. Io sono una donna curda. Vi parlo, ma al mio popolo è proibita anche la lingua. E per farvi capire chi sono, devo parlarvi di un'altra persona, Abdullah Öcalan. Tutte noi lo chiamiamo Apo, che in curdo significa zio. Zio Abdullah Öcalan è nato in un pezzo di Kurdistan inghiottito dalla Turchia, il Bakur. L'amore per il suo popolo e per la libertà ha fatto di Apo un rivoluzionario. Nel 1978, insieme ad un gruppo di donne e uomini con tanto coraggio, ha dato vita a un movimento impegnato a riunificare il popolo del Kurdistan e a contrastare il fascismo in Turchia, sottomessa da una feroce dittatura militare. Per 20 anni, Apo e tutte noi abbiamo resistito nelle città e sulle montagne. Anni di sacrificio e speranza, culminati con un tradimento. Nel 1999 Apo è stato rapito dai servizi segreti turchi in Africa, abbandonato da quei paesi europei ai quali aveva chiesto asilo politico. Gli stessi che avevano cancellato la nostra esistenza con una linea fatta con righello. Da allora, Abdullah Öcalan è in isolamento dentro una prigione costruita solo per lui a Imrali, una piccola isola in mezzo al mare di Marmara, in Turchia. Hanno rapito Apo. Eppure non sono riusciti a imbavagliarlo. Mentre il mondo si trasformava oltre le sbarre, il pensiero di Apo Öcalan si è evoluto fino a elaborare il confederalismo democratico, un nuovo paradigma ispirato a antiche tradizioni e teorie contemporanee. In pratica, una forma avanzata di autogoverno che mette al centro della società donne e ambiente, aperta alla partecipazione di tutti, senza distinzione di classe, religione e genere. Sembra incredibile. Ma proprio nel cuore del Medio Oriente, devastato da guerre e settarismi, proprio qui germoglia un inedito fiore della democrazia. Questo nuovo paradigma ha riacceso le nostre speranze e ci ha incoraggiato a resistere contro le forze più reazionarie e spietate. Il mio popolo, donne e uomini, insieme, ha combattuto e umiliato lo Stato Islamico. Li abbiamo sconfitti in Iraq e in Rojava, nel nord della Siria. Adesso, dopo 10 anni di guerra contro l'ISIS, la Turchia e le sue bande jihadiste, il mio popolo resiste ancora. Combattiamo ogni giorno in città, nelle pianure e sulle montagne, mentre Apo è in isolamento dentro una piccola cella, in una piccola isola nel mezzo del mare di Marmara. Fino a quando Apo Öcalan resterà in prigione, quel mondo diverso e possibile per cui combattiamo resterà incompiuto. Finché la Turchia non libererà Abdullah Öcalan, nessuna persona al mondo potrà considerarsi veramente libera. Nemmeno tu. Informati e contribuisci attivamente alla nostra battaglia. Partecipa alla campagna per la liberazione di Abdullah Öcalan. FreeApo.org Grazie a tutti.
e per un saluto della Commissione per i diritti umani della Regione Piemonte, do la parola a Gian Piero Leo, che dovrebbe Sì, riuscire. sono qua. Prego. Ma si sente? Sì, qui si sente Sì, bene. siamo vicini. Grazie come sempre a Laura Schrader, una delle combattenti donne più indomite che abbia mai conosciuto, e al Sereno Regis che ospita. Rapidissimamente, io ho chiesto testimone questa delizia signora di cui vorrei ascoltare e parlare dopo per capire cosa posso fare, cosa possiamo fare nella maniera più concreta e precisa. Puoi Ce lo dirà l'ufficio. contattare, Ce lo dirà esatto, benissimo, agli ordini, poi noi ci il siamo Mazzo sentiti. Arcan, Per esatto. ora posso dire solo due cose solo ferme, precise, di cui sono proprio convinto. Oltre a scusarmi, ma c'era un incontro delle comunità africane sul tema del Congo, dove c'è una guerra civile, ma anche di invasione dall'Uganda e dal Ruanda trentennale, con 12 milioni di morti, di cui non si parla. Ma perché mi permetto di dire in tutta questa tragedia medio orientale, ucraina, è importantissimo quello che faccio, ringrazio Laura che mi tiene sempre e anche le amiche del comitato, abbiamo un amico, cioè veramente, poi vado a testa del cinema delle donne, quindi sto già parlando solo al femminile, ma perché Ocalan è una personaggio speciale. Io penso, magari non sarò così preciso, mi scuso, ma che in qualche modo, dai libri che mi avete dato da leggere e che ho letto con attenzione, in qualche modo a Mandela. Cioè, è una persona che per la sua maturità, per quello che ha sofferto, può dare un contributo. Voi mi dite perché lo dite voi che sono questo? Perché abbiamo ospitato lui e una collega al Comitato dei diritti umani della regione e hanno convinto tutto il Comitato. Sono proprio bravi e siete proprio. È uno, come dire, io ahimè non dormo la notte, svedo, sono un po' rimbambito, infatti oggi c'è le borse per la spesa, qui, per tutte le tragedie che ci sono. Ma in questo caso c'è una personalità che non vedono gli altri conflitti, o qui abbiamo tanta tensione e tragedia, ma non vedono gli altri conflitti, né da una parte né dall'altra. Io devo dire, quando si fa il tifo, per esempio, sulla questione drammatica, sulle varie guerre, tranciando con la CETA, sono preoccupatissimo. Condivido Michele Serra che ha detto, ma posso dare giudizi netti su situazioni così contraddittorie? Invece questa mi sembra che sia una grande opportunità per il Kurdistan, l'eroico Kurdistan, per le donne due volte eroiche del Kurdistan, ma anche se posso usare per l'umanità, per la politica, grazie, per la diplomazia, ho invitato Benici anche il movimento esperantista, quindi mondiale, per la diplomazia, perché potrebbe esserci una persona che se traccia una linea lì, se dà un contributo, forse può diventare in parte paradigmatico. Una somiglianza c'è con la resistenza iraniana, dove le donne e tutta la società civile sono compatte. Quindi vi dico subito che ho portato un libretto degli appunti, volevo prenderli prima, perché alla fine, se devo dare ordini del giorno, appelli, raccogliere firme, fare banchetti, sì, sono un po' malconcio, ma ce la faccio, stare in piedi, qualunque cosa, perché credo, e termino, l'abbiamo fatto, io sono È ovviamente arrivato per la non il tempo. violenza, ma non per il silenzio di fronte all'ingiustizia. Perché c'è anche chi per la non violenza decide di accettare tutte le ingiustizie. Ricordo un detto di Gandhi che diceva che c'è un criminale che con la scimitarra sta ammazzando persone, lo devi fermare. Non è che se non violento lasci che sgozzi le persone, da una parte, e dall'altra, insomma, ci sono popoli che soffrono immensamente. Quindi, ripeto, tutto quello che si può fare per questo, per questa persona paradigmatica, è un'occasione per l'umanità, perché non è solo una persona eroica e per bene, ma anche se oggigiorno sembra un insulto, è un vero politico, un vero statista, un vero politico, un vero uomo di pensiero. Quindi, se posso una cosa, insomma, a tutto il resto ce l'ha.
Quindi se ritenete che qualsiasi cosa, ripeto, mi fermo, non vado via, l'altro convegno c'era poi alle 21, ma vi posso anche aspettare, per decidere anche nei dettagli, anche cose minime, anche invio di medicine, anche invio di gemellaggi, qualunque cosa si possa fare, sarà sempre poco, saremo sempre in debito con persone come lui e col popolo curdo, ma almeno diminuiamo come prima un po' il debito. Grazie infinite, complimenti a tutte e tutti voi. Grazie infinite. Ci sarà adesso un'introduzione di Enzo Ferrara che ci ospita, appunto, non è la prima volta, ospita sempre molto bene e volentieri i nostri incontri. Prego. Sì, no, sono contentissimo che siate presenti qui, grazie. Non rubo tanto tempo. Qui siamo al centro studi dedicato a Domenico Terenzio Regis, un centro studi per la partecipazione, lo sviluppo e la pace. Ci fa molto piacere parlare della vicenda di Ocalan, di Abdullah Ocalan, perché ci aiuta anche a capire alcune delle incongruenze del presente. La prima è che avete visto nel filmato, in un centro studi per la pace, abbiamo proiettato le immagini di guerra, di ribellione. Io voglio dire questo: se non si danno spazi di democrazia, se la voce di chi si batte per la giustizia rimane inascoltata per decenni, non soltanto in Turchia, quella è la strada che poi viene presa da chi si trova in quella situazione. È un monito che vale anche per le guerre attuali. La seconda cosa che voglio precisare è che non so bene chi l'abbia scritto, ma ho trovato in una citazione che in Medio Oriente, prima che arrivasse l'ordine e la civilizzazione occidentale, c'erano diversi popoli e diverse religioni, come in un giardino ci sono diversi fiori. Quando poi sono arrivati altri a definire questi contorni, quello che è successo è che con gli stati nazionali quel territorio è diventato un deserto. Anche questo ci deve far riflettere sulla nostra incapacità di accettare o perfino di immaginare che in un territorio possano vivere e convivere pacificamente popoli con diverse etnie, diverse religioni, diversi credi. È successo così in tantissime regioni e i nostri amici ce lo possono raccontare, non si capisce perché oggi questo non è più possibile. Ringrazio Laura, tutti gli ospiti che ci sono, ringrazio anche Murat Sinar, il nostro amico giornalista che ci fa un po' da come Orfeo, fa da tramite tra il mondo occidentale e il Medio Oriente per la nostra mia profonda ignoranza su questo tema. Ringrazio e andiamo avanti, ascoltiamo i nostri ospiti. Prima di continuare, voglio soltanto aggiungere che questa situazione di cui ha parlato Enzo, di pacifica convivenza, di rispetto reciproco tra varie etnie e religioni, è l'esperimento che si sta facendo nel Rojava, quella parte di Siria a predominanza di popolazione curda, in base proprio ai principi del leader Abdullah Öcalan. Ed è stata sempre un'oasi di pace nel corso della guerra civile in Siria, naturalmente minacciata costantemente dalla Turchia, che non solo attacca in continuazione col suo potente esercito, utilizzando praticamente l'ISIS con altre sigle, e ha occupato in questo senso Afrin, ma anche compie degli omicidi mirati, ed è uno scandalo che nessuno ne parli, con droni mirati a uccidere le donne che più si sono distinte nella guerra appunto contro l'ISIS, le donne appartenenti alle unità di difesa YPG. Quindi questa è una cosa molto importante, c'è una speranza di convivenza, appunto di civiltà proprio in questo mondo, proprio nata dal pensiero di Öcalan, realizzato in grande parte dall'elemento femminile, a cui Öcalan ha voluto dare la prevalenza, un ruolo importantissimo, che però è messa costantemente a rischio senza che nessuno ne parli, perché la Turchia è completamente impunita
tieni i piedi in mille staffe, membro della NATO, qualunque cosa faccia, non, nessuno alza la voce. Adesso io darei la parola per prima alla deputata Dem Newroz Uysal Aslan. Ben de herkesi selamlıyorum. Şırnak'tan, Kürdistan'dan geldim buraya. DEM Parti adına bugün burada bulunan herkesi saygıyla selamlıyorum. Vi saluto calorosamente, vengo dal Kurdistan, dalla città di Shirnak, per rappresentare il partito Dem. 3 gündür İtalya'dayım. Uluslararası dünyada en geniş devletlerin bir arada korsanvari biçimde yakalamasının yıl dönümü olan 9 Ekim tarihlerinde burada Roma'da ve diğer şehirlerde böylesi buluşmaları yapmamıza büyük anlam biçiyorum. Per me ha un valore molto importante essere in questo periodo in Italia. Da 3 giorni sono in Italia, è l'anniversario del complotto internazionale e quindi per me è molto importante essere qui in Italia e parlare di ciò che abbiamo sperimentato in passato. Yine dün 10 Ekim'de Uluslararası Küresel Özgürlük Kampanyası'nın yıl dönümüydü. Ve bir yıl sonra bu kampanyada emek veren ya da bundan sonra emek verecek herkesi, bu çalışmalardaki herkese de bir teşekkür ve selamlamayla şu anki anlamı ve buluşmamıza anlam biçerek başlamak istiyorum. Ieri era il 10 ottobre, quindi era il primo anniversario della campagna internazionale della libertà e quindi vorrei pubblicamente ringraziare tutte le persone che sono impegnate in questo periodo per portare avanti questa campagna importante. Buradaki herkes bir şekilde Başkan Öcalan'la, Önder Öcalan'la bir şekilde temas kurmuş, tanımış insanlar. Belki kimi için Kürt halkının lideri, kimi için entelektüel bir kişilik, kimi için siyasi cezaevinde tutulan bir mahpus, kimi için demokratik konfederalizmin savunucusu ve ortaya çıkarıcısı. Ama ne olursa olsun bugün hangi şekilde ele alırsak Sayın Öcalan'ın özgürlüğü bizler için temel bir konu. Realizzo che tutte le persone presenti qua in qualche maniera hanno avuto a che fare con Jalan. Qualcuno l'ha conosciuto di persona, qualcuno ha avuto dei contatti oppure ha letto i suoi libri. Per qualcuno Jalan è il leader del popolo curdo, per qualcuno è un intellettuale, per qualcuno un detenuto, per qualcuno è un ostaggio politico. Per qualcuno è invece l'ideatore e difensore del confederalismo democratico. Insomma, per tutti noi è molto importante, teniamo molto alla libertà di Jalan. 26 yıldır Sayın Öcalan İmralı'da tutuluyor ve bu kadar uluslararası birçok gücün bir araya gelerek oluşturduğu bu komplonun sebebini biz bugün Orta Doğu'daki savaş çatışma koşullarında biz bugün dünyanın içerisinde bulunduğu hukuk, insanlık ve temel krizlerde nedenini görebiliyoruz. Sono passati 20 anni da quando Öcalan è stato imprigionato nell'isola di Imral, dove tuttora risulta un ostaggio politico a causa di un complotto internazionale. Le forze che sono nella base di questo complotto internazionale le vediamo agire e mettere in piano un nuovo programma nel Medio Oriente che hanno generato una crisi umanitaria e una crisi legata alla giustizia. Bugün Sayın Öcalan Kürdistan için ortaya koymuş olduğu çözüm fikirleri, kadın mücadelesinin toplumdaki yerine dönük fikirleri, yine Orta Doğu'ya ilişkin olan fikirlerini her ne kadar Rojava'yla daha çok tanınır, ifade edilir hale gelse de aslında Sayın Öcalan'ın 26 yıllık tecrübesi bugün toplumlar için, dünya için umut olarak görülen düşüncenin daha büyümesine, yeşermesine izin vermeden bir yok etme girişimiydi. L'arresto, il complotto internazionale che è stato attuato contro Öcalan 26 anni fa, in realtà è un tentativo per distruggere un percorso di rivoluzione e di cambiamento che egli stesso aveva ideato
e che poi abbiamo visto in questi anni diventare concreto in Rojava, ma non soltanto. Il progetto di Ocalan, senz'altro, è un progetto che non riguarda soltanto quel territorio, ma tutto il mondo. Se dobbiamo parlare dello spazio pubblico che le donne devono acquisire sempre di più attraverso la loro lotta, oppure i popoli che del Medio Oriente, che tipo di percorso devono intraprendere per la loro liberazione, troviamo tutto nelle idee e nel progetto di Ocalan. Ve bu yılmalık yıllık işlerin Kürdistan'da ya da Orta Doğu'daki tabloya ilişkin mücadelelerin yanında ilk günden itibaren daha 15 Şubat gelmeden 9 Ekim kongresi sürdüğü andan itibaren Kürtler, Kürtlerin dostları aslında Sayın Öcalan'ın üzerinde yürütülen komploya, tecritte, izolasyona ve özgürlüğünün gerçekleşmesi için her zaman bir mücadele içerisinde oldular. In tutti questi 26 anni, non soltanto in Kurdistan e non solo i curdi, ma anche tutti gli amici dei curdi si sono impegnati per lottare co contro la sua detenzione, isolamento e la reclusione. Cezaevlerinde ya da dışarılarda sayısız açlık grevleri, sayısız oturma eylemleri, halen devam eden nöbetler, imza kampanyaları, paneller, konferanslar, çağrılar ve hukuki, siyasi, diplomasi olarak belki binlerce başvuru yapıldı şu ana kadar. Nei centri penitenziari sono stati messi in atto diversi percorsi di sciopero della fame che sono tuttora in corso, ma anche fuori. C'è chi ha raccolto firme, c'è chi ha organizzato delle conferenze, ha lanciato degli appelli, oppure qualcuno ha deciso di lanciare dei percorsi legali oppure diplomatici per la sua libertà. Bunların bazıları Sayın Öcalan'ın tanınmasına, fikirlerinin tartışılmasına vesile oldu. Bazıları Kürtlerin mücadelesine vesile oldu. Ancak bu mücadele her ne kadar büyüyüp genişlemişse Türkiye'nin yine uluslararası güçlerin İmralı'da kurmuş oldukları sistemde Sayın Öcalan'ın üzerinde kurdukları tecrit ve izolasyon o denli ağırlaştı. Öyle ki son 44 aydır hiçbir şekilde haber alamaz noktaya geldi. Aile, avukat, mektup, telefon, hiçbir şekilde tek bir iletişim kurma imkanı yok. Okay. Alcuni di questi percorsi, di queste campagne, di queste azioni, senz'altro hanno dato più visibilità alle idee, alla figura di Öcalan. Il mondo l'ha conosciuto, Öcalan l'ha conosciuto molto meglio, e il mondo ha conosciuto molto meglio le sue idee, ma il mondo ha conosciuto in modo molto capillare e dettagliato anche le caratteristiche della lotta dei curdi. E così, senz'altro, la nostra lotta è diventata più grande, più internazionale. Tuttavia va ricordato che sia la Turchia che le forze internazionali contemporaneamente hanno aumentato e aggravato le condizioni della reclusione e dell'isolamento in cui si trova Öcalan nell'isola di Imral. Pensate soltanto che da 44 mesi non abbiamo nessuna notizia in merito a Öcalan, nessuna lettera, nessuna telefonata, e i suoi avvocati non lo possono incontrare e i suoi familiari non l'hanno incontrato in questi 44 mesi. İmralı hiçbir zaman bu 26 yıl içerisinde Türkiye'deki herhangi bir cezaevindeki bir mahkumun, bir mahpusun sahip olabileceği hukuki haklara sahip olmadı. Hiçbir zaman bu haklar aynı şekilde kullandırılmadı ve buna ilişkin CPT raporları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları, Birleşmiş Milletleri kararları, Avrupa Konseyi'nin ortaya koymuş olduğu kimi kararlar ve raporlar da Türkiye tarafından uygulanmadı. Bu kurumlar tarafından da etkili bir denetimi maalesef ki sağlanmadı şu ana dek. In questi 26 anni le condizioni penitenziarie di Imral sono state straordinarie, fuori da qualsiasi criterio della giurisdizione internazionale. In Turchia nessun detenuto ha avuto una situazione, una condizione penitenziaria del genere. E nonostante il report, relazione del CPT, oppure della CEDU, oppure dell'ONU, oppure del Consiglio d'Europa, purtroppo la Turchia non ha preso atto di niente, non ha cambiato niente. Tuttavia va anche ricordato che tutte queste realtà che ho elencato non hanno insistito perché le decisioni venissero attuate dal governo turco nel mentre. Şu an bizler de
den parti olarak da dünyada yürütülen çalışmalar ve özgürlük kampanyasının odağında iki alan olarak kendini şu an getiriyor. Birinci alan İmralı'nın insanlık dışı işkence sisteminin kaldırılması için uluslararası hukuk kurumlarına ve Türkiye hukukunun uygulanması. Burada Türkiye'nin özellikle tecridi artırıp Kürt sorununa çözümsüzlüğü tercih ettikçe, savaşı derinleştirdikçe ortaya koymuş olduğu Türkiye'deki hukuksuzluklardan Sayın Öcalan'ın koşullarına kadar bir hukuki mücadele yürüyor. İkincisi de şu an bizlerin de Kürdistan ve Orta Doğu'da, Türkiye'de de yürüttüğümüz Kürt sorununun ya da Orta Doğu sorunlarının demokratik bir çözümünün, barışın sağlanması için Sayın Öcalan'ın rolünün anlatılması, anlaşılması ve bu rolle bağlantılı olarak bu tecridi sürdüren güçleri oluşturacak bir diplomatik baskı. Noi come partito DEM a livello internazionale portiamo av avanti un lavoro per la liberazione di Öcalan in due modi. Prima di tutto, senz'altro, in continuazione parliamo delle condizioni penitenziarie di Imral, che sono ai limiti della tortura e che non rientrano in nessun criterio della giurisdizione internazionale. E cerchiamo di applicare, creare una forza sullo Stato turco perché prenda atto di tutte queste relazioni, di tutti questi report che sono stati prodotti in questi anni. Perché pensiamo che più aumenta, come abbiamo visto in questi anni, la reclusione, l'isolamento nei confronti di Öcalan, meno si parla di una soluzione che riguarda la questione dei curdi e più profonda diventa la guerra in tutto il Medio Oriente. Come secondo metodo, come seconda strategia, cerchiamo di parlare della liberazione di Öcalan perché riteniamo che sia molto importante il suo ruolo in merito alla risoluzione democratica di tutti i problemi che riguardano non soltanto il Kurdistan, ma il Medio Oriente. Yani bu İmralı'nın bu hukuksal karakterinden ziyade hukuku da belirleyen karakteri politik siyasi karakteri. Sayın Laura Demirtaş'tan ve diğer mahpuslardan bahsetti. Bugün cezaevlerinde, Türkiye cezaevlerinde binlerce mahpus var. Bunların içerisinde yaşlı, hasta, çocuk yaşta olan mahpuslar da var ve Türkiye'nin onların tahliye etmemesinin en büyük nedeni Kürt sorunundaki çözümsüzlük. Çözüme bir adım atması, yaklaşması ya da barışın kapısını açması için de Sayın Hoca'nın üzerindeki tecidin sonlanmasını gerektiren bir noktadan duruyoruz. Çünkü bir sorun var ve bu sorunun muhatapları var. Kürt sorun, yani Kürtlerin de en büyük muhatabı Sayın Öcalan ve baş müzakereci olarak işaret ediyor. Insistiamo molto, sottolineando che le condizioni penitenziarie di Imral, dell'isola di Imral, sono fuori dagli standard della giurisdizione internazionale perché si tratta della conseguenza di una decisione politica. Prima Laura ha parlato di Demirtas e di tanti altri detenuti politici. Vorrei ricordare che in Turchia ci sono migliaia di persone che possono essere definite come ostaggi politici. Ci sono nei centri penitenziari tanti bambini, tanti anziani e tante persone in condizioni di salute estremamente precarie. Sono ancora lì, non vengono carcerate, vengono trattenuti con i criteri che sono fuori dalla giurisdizione internazionale perché in Turchia lo Stato non ha un'intenzione, non ha una volontà per risolvere la questione curda. E di conseguenza non ha minimamente voglia di prendere Öcalan come l'unico e il principale interlocutore per la risoluzione dei curdi. Questi due temi sono collegati tra di loro, secondo noi. Türkiye şu an sadece İmralı'da tecridi yürüten ya da DEM Parti vekillerini, siyasi işini engelleyen Türkiye'deki basın özgürlüğünden eğitimine kadar hukuksuzluğa imza atan bir demokrasiden uzaklaşan bir devletin faşizmi dışında bugün Rojava'da da bir işgalci pozisyonunda, Başur'da da bir işgalci pozisyonunda ve Arap Baharı'nda birçok ülkede askeri varlık olarak kendini var etmeye çalışan Orta Doğu'daki şu anki savaş tablosunda da büyük bir rol oynayan bir devlet. Al di là delle condizioni penitenziarie che sono basate sulla cultura del reclusione e isolamento,
la Turchia senz'altro, oppure al di là di tutto quello che subisce il nostro partito, la Turchia è diventato un paese in cui la libertà di stampa è estremamente limitata, la libertà all'istruzione è una libertà che si perde sempre di più, non possiamo parlare di un paese democratico. C'è una cultura fascista che si diffonde sempre di più. Inoltre, anche al di fuori dei confini della Turchia, stiamo parlando di un potere politico che risulta essere una forza occupante in Bashur, in Rojava, ma non soltanto, anche in altri paesi arabi. Biyaşur'la en azından ifade etmek istersem, şu an İsrail-Filistin savaşı güncel olarak bir yıldır bizlerin gündeminde olan bir mesele. Ondan önce belki IŞİD saldırıları, Arap Baharı, Orta Doğu'daki diğer gelişmelerle beraber baktığımızda herkes bir barış çağrısı yapar pozisyonda savaşa karşı bir cephe. Ancak bu barışın ve çözümün nasıl geleceği konusunda bugün bu savaşı yürüten uluslararası güçler bir çözüm üretmediği gibi bu çözümün sahibi olan Sayın Öcalan'ı tecikte tutarak da aslında bu çözümsüzlüğü zamana yayan bir pozisyonda duruyorlar. Se dobbiamo parlare di una serie di dinamiche attuali oppure appartenenti a ieri, se dobbiamo parlare della guerra in atto tra Palestina e Israele oppure del terrorismo che è stato diffuso con le mani del Daesh oppure se dobbiamo parlare della primavera, sentiamo sempre che qualcuno lancia degli appelli per la pace. Tuttavia, pochi onestamente hanno delle proposte in merito a come potrebbe arrivare questa pace attraverso quali strumenti? Soprattutto quelle potenze internazionali che creano le basi di una cultura permanente della guerra, ovviamente non sono loro quelle che hanno la soluzione. Per noi una delle soluzioni è quella di definire Öcalan come l'unico e principale interlocutore che potrebbe guidare un percorso per la pace nel Medio Oriente. Ovviamente il fatto che questo interlocutore così importante sia tuttora un ostaggio politico, è la dimostrazione del fatto che non ci sia una onesta volontà per costruire le basi della pace nel Medio Oriente. Bizlerden parti olarak ya da Kürtler Sayın Öcalan'ın özgürlüğünü kendi özgürlüğüyle ayrılmaz bir bütün olarak görüyor. Orta Doğu'nun ve dünyadaki bu krizlerin çözümünde de rolünü sıkça vurguluyoruz. Özgürlük kampanyasında belki birçok çalışmanın yapıldığı yerlerden biri İtalya. Hem Sayın Öcalan'a onursal vatandaşlık veren belediyeler, hem sendikaların yapmış olduğu çalışmalar, imza kampanyaları, yürüyüşler. Bunların hepsini çok önemli ve değerli buluyoruz. Ve bunların Türkiye üzerinde bir baskı yarattığı da kesin. Noi come partito Dem, oppure noi come curdi, riteniamo che la liberazione di Öcalan sia molto legata alla libertà del nostro popolo. Ma il suo ruolo, senz'altro, come detto prima, è legato alla risoluzione di una serie di problemi esistenti da tanto tempo nel Medio Oriente. E vorrei di nuovo sottolineare che l'Italia è uno dei paesi in cui si è lavorato tanto per attirare l'attenzione dell'opinione pubblica e attraverso la consegna del riconoscimento della cittadinanza onoraria presso alcuni municipi, oppure raccolta firme, oppure attività politiche che hanno portato avanti i sindacati. E tutto questo, vi garantisco, ha sempre creato una notevole pressione sullo Stato turco. Bizler için de yürütülen bu kampanyalar hem büyük bir moral, büyük bir coşku, Kürdistan'da Türkiye'de yapmış olduğumuz çalışmalar için büyük bir moral, bir coşku veriyor. Aynı zamanda da Sayın Öcalan'ın ortaya koymuş olduğu o gücün, barışçıl çözüm gücünün ya da demokratik konfederalizmin bu kadar sahiplenmesinin etkisi de yoğun oluyor. Örneğin 2021'den bu yana kadar Birleşmiş Milletler'e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa Konseyi'ne gönderilen mektuplar her ne kadar Türkiye'nin göçmen pazarlığında bir etkisi olmasa da Türkiye'yi hukuken çok zor duruma sokan bir noktada oldu. Veyahut en son 3000'e yakın avukatın Adalet Bakanlığı'na görüşme başvurusunun yapılmış olması, tabii Türkiye'deki avukatlar da dahil buna dünyadaki, bunun yaratmış olduğu çok ciddi bir etkisi oldu.
ya da 69 Nobel Ödülü'nün Bakanlar Komitesi'ne çağrısından sonra komitenin Umut Akman'ı gündeme alması gibi somut olarak etki etmiş olduğu birçok alan da var. I lavori che sono stati portati avanti in Italia e non soltanto, anche in altri paesi, senz'altro arrivano da noi come un segnale molto positivo. Creano una forte felicità e soddisfazione in noi perché non ci sentiamo da soli, questo per noi è molto importante. Senz'altro il fatto che si parli sempre di più del confederismo democratico è una cosa molto positiva. E soprattutto dove vado trovo delle persone che si identificano con i principi del confederismo democratico. Questa è una cosa molto importante per noi, vuol dire che il messaggio di Ocalan circola tuttora e arriva alle persone. E tutto ciò che è stato fatto come pressione in questi anni sulla CEDU, sull'ONU, sul Consiglio d'Europa, senz'altro ha trovato un enorme ostacolo, un enorme muro quando si è arrivato a parlare dell'accordo che è stato fatto sugli immigrati, perché con la Turchia è stato firmato un accordo del genere, per cui ci troviamo davanti a un muro e diverse organizzazioni si trovano con le mani legate. Ma vi garantisco che comunque il lavoro che è stato fatto è stato grande. Pensiamo soltanto all'appello che hanno lanciato 69 premi Nobel, oppure più di 3.000 avvocati turchi, curdi oppure internazionali che hanno firmato una lettera per incontrare Öcalan e l'hanno consegnata al Ministro della Giustizia in Turchia. Tutto questo, senz'altro, nonostante questi ostacoli, creano una notevole pressione sullo Stato turco. Çok uzattım farkından, kusura bakmasınlar lütfen. O nedenle belki tekrar kısaca şöyle ifade edeyim. Sayın Öcalan fikirlerim nerede tartışılıyorsa ben oradayım diye ifade etmesinden kaynaklı şu an dünyanın birçok yerinde diyalog günleri ve fikirleri tartışılıyor. Ancak 26 yıllık esaret dünyadaki hiçbir siyasi mafyasının bir ulusal liderin bir maruz kaldığı bu kadar ağır koşullarda bir örneği maalesef yok ve bizlerin sadece fikirlerini hem güncel olarak hem de Sayın Öcalan'ın koşullarını ortadan kaldırmak için bir sorumluluğu olduğunu da ifade ediyorum. Bu nedenle özgürlük kampanyasının tüm emekçilerine, tüm katkı verenlerine tekrar teşekkür ediyorum ve bu özgürlük kampanyasının yeni dönemde daha farklı çalışmalarla, daha güçlü bir aradalıklarla tabii ki bizlerin de gerekli yerlerde gerekli katkıyı ve bir aradalığı sunaraktan bu kampanyanın er ya da geç kitleri mücadelesi kadar küresel anlamda mücadele yürüten dostlarımızın, kadınların, gençlerin, Sayın Öcalan'ın özgürlüğüyle eşleşen tüm mücadelelerin bir aradalığıyla inanıyorum ki Sayın Öcalan'ın özgürlüğü yakın bir tarihte hepimiz için beklediğim şekilde gerçekleşecek. Vi chiedo scusa se ho parlato tanto. Concludo dicendo, ricordando una frase di Öcalan, dove si parla delle mie idee, lì sono io. Quindi per noi è molto importante parlare di Öcalan, della sua libertà, della sua condizione penitenziaria senz'altro, ma è altrettanto importante parlare delle sue idee, delle sue proposte. Stiamo parlando di una persona che tuttora è un ostaggio politico, da 26 anni subisce una notevole reclusione e isolamento. Poche persone nel mondo hanno subito una cosa del genere, forse l'unico leader politico che si trova in queste condizioni. Senz'altro faremo tutto il possibile anche in futuro per portare avanti le sue idee e mantenere attuali le notizie in merito alle sue condizioni penitenziarie. Cambiare le sue condizioni penitenziarie senz'altro per noi è un compito molto importante. So che in questo paese è stato fatto tanto, per quello ringrazio ancora un'altra volta tutte quelle persone che hanno dato il loro contributo in questi anni. Io penso che con un nuovo periodo che abbiamo davanti in futuro potremo utilizzare nuovi metodi per cambiare le condizioni penitenziarie di Öcalan e per continuare a parlare sempre delle sue idee. Noi come partito, attivisti, politici, saremo, vi garantisco,
La campagna che portate avanti è molto importante per la liberazione di Öcalan, ma non soltanto, di tutto il popolo curdo, delle donne e dei giovani che seguono le sue idee, che attendono il momento della liberazione, della libertà, esattamente come attendono il giorno in cui Öcalan sarà libero. Darei poi la parola, a parte la mia brevissima annotazione, alla consigliera capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra. Volevo soltanto osservare che, a mio parere, c'è un po' un abisso tra quello che si manifesta come volontà da parte di tantissimi cittadini, appunto, ha parlato di questo grande movimento internazionale, esteso proprio anche geograficamente per la liberazione di Öcalan. Ricordo anche che qualche mese fa 69 premi Nobel hanno appunto firmato un appello in questo senso, e il silenzio, a mio parere, delle massime istituzioni, non soltanto i singoli stati che ormai direi contano poco, ma ad esempio dell'Unione Europea. L'Italia però conterebbe, perché Öcalan ha avuto lo status di rifugiato politico in Italia. È una cosa che forse non si ricorda, e l'Italia potrebbe anche avere qualche titolo giuridico per far sentire la propria voce, ma non mi sembra che venga mai fatto. Öcalan purtroppo ha lasciato il nostro paese a causa delle grandissime pressioni di Massimo D'Alema, di tutto l'entourage che su stimolazione degli Stati Uniti e della Turchia premeva su di lui. Il 15 febbraio è stato appunto sequestrato, e nell'ottobre il Tribunale di Roma, il giudice monocratico, ha accettato la richiesta di asilo politico presentato dai suoi avvocati italiani. Naturalmente sappiamo che in Italia la giustizia è lenta, in questo caso è stato perfino veloce rispetto ad altri casi, però purtroppo è arrivata troppo tardi. Allora, Öcalan è un rifugiato politico in Italia. Ci si aspetterebbe che ogni tanto magari l'Italia facesse sentire la propria voce, ma questo non succede. Così come giustamente è stato detto che questo stato di isolamento totale equivale alla tortura. Questo è stato riconosciuto più volte da dichiarazioni ufficiali, naturalmente, del Comitato per la Prevenzione della Tortura del Consiglio d'Europa e del suo analogo organismo delle Nazioni Unite. Però sono tutte belle parole, perché nei confronti del popolo curdo, anche quando ha vinto la guerra contro l'ISIS, ci sono state tante belle parole, tanti apprezzamenti, tante cose giuste. Cioè, è vero, è una condizione di tortura. Mi ha detto la nipote di Öcalan, che aveva seguito, lei era molto giovane all'epoca, il processo insieme ai familiari, il processo di Brali, che in questa isola c'era un pastore con delle pecore. Quando hanno messo in carcere Öcalan, un carcere costruito solo per lui e custodito da centinaia di armati, hanno anche mandato via questo pastore, portato proprio via con le sue pecore, perché non volevano che Öcalan dalla finestra vedesse una qualche forma di vita. Devo dire che, nonostante questa condizione terribile, Öcalan è riuscito a non soltanto a rimanere integro come mente, ma ha prodotto tanti libri appunto molto interessanti, molto belli, fondamentali per quella soluzione politica, non solo della questione curda, che è sensibile a tante altre situazioni, che va sotto il nome di confederalismo democratico, e dei libri storici in cui si dimostra come dire, priorità del ruolo della donna in queste regioni nell'antichità, e fino a un secolo fa, quando appunto
con la definizione di questi confini, di questi stati nazionali, ognuno dei paesi in cui il Kurdistan, la Mesopotamia alta, è stato diviso, è stato represso e costretto ad assimilare, costretto, insomma, non ci sono proprio riusciti evidentemente, però è stato sottoposto a massacri, strage, ogni forma di abuso, nonché la privazione della propria lingua, che è gravissimo, per assimilarlo a appunto culture diverse che sono arabe, turche, iraniane e così via. Appunto, adesso direi che sentiamo una persona che ci parlerà della politica, anche io penso italiana regionale, Alice, appunto la consigliera regionale Alicia Ravinale. Grazie molte Laura, grazie a Inmat per l'invito, è un onore per me poter essere qui a questo tavolo e ringrazio Neurot Guisal, scusami per la pronuncia, a cui tra l'altro come avvocata, un'avvocata e come politica, una politica sapendo che cosa la Turchia sta facendo a chi come avvocati e avvocate e come politici in questa fase prova a tenere alto il messaggio della libertà di tutte e tutti e della libertà e dell'autodeterminazione del popolo turco sta facendo, davvero è per me un onore poter condividere questo momento con te. Allora noi come Alleanza Verdi Sinistra, Ilmat lo sa, insomma, siamo sempre stati al fianco della causa della libertà, dell'autodeterminazione del popolo turco, ancora questa primavera a Roma, ma anche a Torino è stata accolta una delegazione del Rojava per parlare di confederalismo democratico, per raccontare un mondo diverso, un modello diverso che purtroppo stenta a uscire da assemblee stupende come sono quelle di questa sera e a diventare davvero un modello e una soluzione possibile per una pace di convivenza e non di sopraffazione, non soltanto per il popolo curdo, ma per tutto il Medio Oriente. Come Alleanza Verdi Sinistra, fu proprio Marco Grimaldi che è il deputato torinese, eravamo anche stati nel Kurdistan turco per le elezioni del maggio del 2023, chiamati a fare insomma una sorta di osservatorio per la libertà di quelle elezioni politico. Era stata una missione complessa, tesa, in cui si era toccato con mano quanto diciamo la libertà oggi in Turchia sia messa a repentaglio, ma cosa che comunque continua a non impedire a voi di prevalere nonostante tutto quello che contro di voi si agita. E parliamo di condanne terribili. Prima è stato citato Demirtaş, ricordo, lo saprete sicuramente tutti, ma magari qualcuno ci ascolterà in futuro. Sono stato condannato a 42 anni di carcere. Stiamo parlando di pene a vita, fondamentalmente, fatti a leader politici che potrebbero cambiare le sorti e potrebbero cambiarle in senso pacifico e in senso democratico. E la mente, oltre che a Nelson Mandela, che è stato opportunamente citato prima, e che noi diciamo teniamo a mente perché quella storia ci dimostra quanto poi diciamo la resistenza e la giustizia talvolta possono prevalere, la mente va anche a Marwan Barghouti che è nelle carceri palestinesi, seppur non in isolamento totale. La vicenda di Öcalan non ha eguali nel mondo, quel tipo di isolamento, di tortura non è paragonabile a nessun altro, ma Marwan Barghouti è in carcere da 22 anni in Palestina, è una figura che avrebbe potuto in questi anni determinare un'altra via che per evidenti volontà politiche del governo israeliano non c'è stata, e dunque è bene che questa campagna per Öcalan continui ancora con maggiore forza in questa fase in cui stiamo vedendo alla sua massima potenza che cosa l'impunità del sistema del diritto internazionale protratta per decenni, che è la stessa, se
che si applica al popolo curdo, esattamente quanto accaduto con la sopraffazione e l'apartheid del popolo palestinese, quale può essere poi diciamo, la tremenda poi, insomma, conclusione ed esplosione di questo tipo di impunità. Lo dico perché appunto una campagna come questa è fondamentale per continuare oggi a portare avanti questo messaggio, anche se devo dire è veramente difficile oggi parlare di diritto internazionale, è veramente par difficile parlare di Nazioni Unite, è difficile parlare di Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, perché diciamo che da un anno a questa parte, ogni volta che noi ci riferiamo, io sono giurista al diritto internazionale, sappiamo di star vedendo sgretolarsi definitivamente e in maniera chiara sotto i nostri occhi, e ogni giorno che passa con l'impunità dello Stato di Israele che continua, va in quella direzione, un sistema per quanto precario che avevamo costruito e che dovrebbe continuare ad essere il nostro faro. Da questo punto di vista, la vostra campagna, che è proprio una campagna che a quelle istituzioni si rivolge, è fondamentale. Noi come partito politico, insomma, la sosterremo, la porteremo avanti, sapendo che l'Italia, come ricordava Laura prima, ha una responsabilità enorme, purtroppo, su questa vicenda, perché Ocalan aveva richiesto asilo nel nostro paese, lo ebbe troppo tardi. E soprattutto non ebbe la copertura politica che in quella fase doveva insomma avere, e da questo punto di vista è più. Vabbè, finisci tu. No, ho ringraziato, Dato quello ho lo tagliamo. ringraziato. Continua poi, No, casomai quindi ci quello sono di nuovo. stavo dicendo, che appunto noi come partito, come forze politiche, questo sostegno lo abbiamo dato negli anni e continueremo a darlo, sapendo che oggi è purtroppo molto, diciamo, utopistico pensare che l'Italia in questa fase possa prendere posizione contro la Turchia di Erdogan, che purtroppo è un alleato sotto molti profili, in primis la vergognoso accordo con il quale noi abbiamo versato miliardi di euro europei alla Turchia per chiudere le frontiere, peraltro le frontiere che contengono quella forse sono 5 milioni, se non vado errata, di rifugiati provenienti dalla Siria, vittime di una terribile guerra civile e del peggior, diciamo, apice di terrore causato da Daesh ormai quasi una decina d'anni fa. Li abbiamo chiusi lì dentro con i nostri soldi. La stessa operazione la stiamo facendo con la Tunisia e con la Libia, è bene sempre ricordarlo, ma purtroppo questo è uno dei motivi per cui difficilmente credo che oggi Giorgia Meloni prenderà posizione e il Parlamento italiano riuscirà ad esprimersi, ma noi la porteremo avanti. E porteremo soprattutto avanti, e a Torino lo abbiamo fatto anche con lo stesso Murat, delle varie scadenze elettorali turche, l'attenzione a quello che succede in Turchia. E su questo poi concludo. Io ci terrei, perché siamo a Torino e non possiamo non menzionare quello che è successo in questa città rispetto al tema del confederalismo democratico. Tutti noi ci ricordiamo la vicenda di cinque compagni e compagne torinesi che andarono in Rojava per unirsi alle unità di protezione popolare, alle unità di protezione delle donne come combattenti volontari internazionali, e che ritornati in Italia ebbero dei procedimenti, in un caso conclusosi peraltro con l'emissione delle misure per avere la sorveglianza speciale. Ricordo che cos'è la sorveglianza speciale, che alla fine Eddy Marcucci ha tuttora in corso. Significa che le persone vengono ritenute socialmente pericolose, e quindi se vengono ritirati passaporto, patente, bisogna notificare qualunque spostamento al di fuori del comune di residenza, non si può trovarsi fuori casa tra le 21 e le 7, né avvicinarsi a locali pubblici dopo le 18, prendere parte a pubbliche riunioni. Questo per persone che andarono volontarie a combattere contro l'ISIS a sostegno di una rivoluzione che è un esempio per tutti noi, che è quella del confederalismo democratico. Ecco, in tempi di DL sicurezza, che queste misure ormai in Italia punta a farle diventare un
una normalità, purtroppo questo è quello di cui si sta discutendo. Io credo che la vicenda turca e la vicenda curda e la terribile vicenda di Hezzy Markucci debbano continuare ad ispirarci. E io avevo trovato illuminante un libro che consiglio, che voi avrete già letto tutti, uscito qualche anno fa, di Ecete Melkuran, Come sfasciare un paese in sette mosse, che parla della Turchia e dell'involuzione in senso fascista della Turchia, che ahimè, temo faremmo bene a ripassare, perché purtroppo tanti di quelle limitazioni di libertà e lo vediamo proprio a partire da queste cause internazionali per l'autodeterminazione dei popoli, quello curdo, quello palestinese, oggi rischiano di essere ritenute socialmente pericolose anche nel nostro paese. Da questo punto di vista, cogliendo l'apertura preziosa di Gian Piero Leo, io ho due questioni vorrei provare a lanciare politicamente per quello che noi possiamo fare in regione e in città. La prima è che c'è una proposta fatta ormai nella precedente amministrazione di intitolazione di una di Largo in Borgo Rossini proprio alle unità di protezione popolare, alle unità di protezione delle donne nella lotta contro Daesh. Ovviamente la prefettura finora ha vietato che questa cosa venisse fatta per supposti motivi di rischi di ordine pubblico, terrorismo islamico, insomma, questioni del tutto non credibili. Ecco, sarebbe buona cosa se Gian Piero potesse essere alleato in questa battaglia, provare a riprendere in mano, perché quello sarebbe non soltanto un riconoscimento dato a una pratica rivoluzionaria e pacifista e femminista, che è quella, e ambientalista, che è quella del confederalismo democratico, ma anche allo sforzo di tanti, anche nostri concittadini e anche italiani, e ricordiamo Orso, che in quel frangente drammatico scelsero di fare quella scelta. La seconda è che evidentemente, visto che sulla questione di Ocalan, quello che ci viene richiesto è di fare pressione per la sua liberazione, io credo che potremmo forse tentare anche attraverso il Comitato per i diritti umani che Gian Piero Leo presiede di provare a far sì che il Consiglio regionale del Piemonte possa esprimersi contro questo stato di tortura a cui Ocalan è sottoposto e provare a far propria questa campagna, insomma, a chiedere che questo regime detentivo cessi. Quindi, diciamo, sono piccole cose, ma io credo che sono piccole cose che in un frangente così complicato come quello che stiamo vivendo e così, diciamo, limitante delle libertà di opinione, di espressione e anche di sostegno a cause come questa che vediamo in Italia, potrebbero porre Torino in un binario diverso da quella in cui purtroppo talvolta si è dimostrata essere negli ultimi anni. Grazie a tutte e tutti. Una proposta subito, così di fronte a loro la concordiamo, Va visto bene. che è stata così brava. Sì, va, Posso, prego. se sono autorizzato dalla Prego, prego. Presidenza. Dunque, io da quello che ho sentito, oltre tutta la mobilitazione politica preziosissima, ci sono due questioni anche di grande cultura, come dire, globale. Una, la tesi del confederalismo democratico, che io sono siciliano, anche voi non dirà nulla di essere siciliano, ma è il pensiero antico del Partito Popolare Italiano, lo Sturzo era per le autonomie. E comunque potrebbe essere un convegno in università di alto livello scientifico che spiega la valenza. Alice è già una bravissima giurista, potrebbe essere una importante relatrice. Io mi ho preso di farlo finanziare dalla Fondazione CRC e perché avrebbe una. Perché non ce n'è bisogno, ma nel fatto di dare un Noi. peggiore per voi. Sarebbe un'ottima, ottima Grazie, idea, Gian Piero, ottima idea. grazie. E questo quindi potrebbe. La seconda cosa è la questione giuridica. Io non ho esercitato passato politico, ma sono laureato con un'ode di giurisprudenza. E anche la questione giuridica potrebbe essere lanciata, sia sul tema del ricorso che del diritto internazionale. Qui solo una piccola chiosa per onestà intellettuale, e tu che mi conosci, certo, quando parliamo di violazione del diritto internazionale, non citare un criminale come Putin che ha distrutto qualsiasi equilibrio, o un golpista come Maduro, non possiamo non farlo. Maduro ha rubato le elezioni, l'altro ha invaso un paese
per cui il diritto vale per tutti. Io sono sempre legionario, per questo non vale, per questo non sono mai capzioso, per questo mi hanno inclinamente internazionale votato all'unanimità tutte le regioni. Io credo che questo rafforzi, cioè quando la legge vale per tutti, è più credibile. Se vale solo per i nemici è meno credibile, anche se sono brutti i nemici, io penso. Però, e poi pensate fra i diffidenti cosa è successo al povero Navalny, che è stato assassinato da Putin, come tanti altri. Per cui, ripeto, io tornando invece a noi, visto che Ocalan invece, lo dico per esperienza, è vivo e dobbiamo conservarlo, non è che perché Navalny l'hanno ucciso, dobbiamo conservarlo. Io penso che un convegno in nome di Ocalan e del suo pensiero scientifico potrebbe essere utile. Io mi offro di fare da assistente da lì, Bene, ovviamente voglio per dire, preparare le facile. domande, per organizzare, per il consenso. Grazie. 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 Torno un attimo ai ringraziamenti a Murat perché veramente volevo dire, come sapete, è un giornalista molto molto bravo, espertissimo e anche scrittore in vicende della Turchia che sa, ma non solo sa molto bene l'italiano, ma capisce davvero molto bene tutte le sfumature della vicenda curda in Turchia e per questo molti di noi lo ammirano moltissimo. Preciso, prima di darti la parola il MAZ, preciso soltanto, abbiamo parlato di Nelson Mandela, che sia Nelson Mandela che Desmond Tutu erano forti sostenitori di Ocalan ed erano in rapporti, tanto che Nelson Mandela aveva rifiutato il premio per la pace Ataturk che gli era conferito dalla Turchia, avere un premio per la pace a nome di Ataturk che ha sterminato armeni, curdi, alawi e così via, è un po' una contraddizione. Comunque l'ha rifiutato il premio proprio perché, per le condizioni, eccetera, in cui veniva, a cui veniva sottomesso Ocalan per l'ostilità contro Ocalan da parte del regime turco. Inoltre, è stato detto appunto che molte città italiane hanno dato la cittadinanza. Di questo anche io sono molto contenta, orgogliosa. Ci sono città molto grandi come Napoli, città meno grandi ma importanti, e qui, siccome siamo a Torino, voglio ricordare Pinerolo, che è una cittadina di una certa grandezza, molto attiva, e qui abbiamo una rappresentante dell'associazione che si occupa appunto dei curdi, Claudia Gualco. Questa piccola città, ma importante, un capoluogo delle valli valdesi, ha dato appunto anch'essa la cittadinanza onoraria a Ocalan. Con questo darei la parola a Ilmaz Orkan, responsabile dell'Ufficio di Informazione del Kurdistan in Italia, che come dicevo è un po' un'ambasciata per questo popolo senza stato, senza sostegni, senza rappresentanti ufficiali. Compagni e compagni, buonasera a tutte, molto grazie a Laura, perché quasi 2 mesi fa abbiamo fatto un bel discorso come possiamo fare un convegno specifico sulle idee del nostro presidente Öcalan sul nuovo paradigma del confederalismo democratico. Però stesso tempo anche compagni e compagni di Iniziativa Internazionale Libertà per Presidente Öcalan hanno detto che adesso il secondo anno oppure anniversario secondo anno la campagna di libertà Presidente Öcalan, allora meglio che questo periodo, se potete fare qualcosa. Per questo, con il nostro comitato italiano, si chiama Il tempo è arrivato, libertà per Öcalan, abbiamo fatto un bel discorso e abbiamo deciso fare una serie di iniziativi in Italia. Allora, il 10 abbiamo iniziato a Roma, il primo incontro abbiamo fatto una conferenza stampa in Parlamento italiano
Alleanza Verde Sinistra, 5 Stelle, Partito Democratico, anche un amico di più europei ha partecipato. Questo era simbolico, però era anche importante perché comunque 26 anni fa il Presidente Öcalan è arrivato in Italia per portare una soluzione pacifico-politico per il problema curdi, per far finire il conflitto in Kurdistan, in Medio Oriente. Però quell'epoca grandi poteri non hanno lasciato che con appoggio ai popoli si può fare una grande conferenza internazionale con diversi paesi e così decide qualcosa per il processo della pace come si può risolvere. Finale, purtroppo è successo un complotto internazionale, un rapimento. Adesso il nostro presidente è in carcere, 26 anni che è lì. Però quasi 4 anni che sotto un isolamento anche non si può, secondo me, spiegare come un isolamento, perché lui non può ricevere una lettera, non può mandare una lettera, non può fare niente, una notizia, non può ricevere sua famiglia, parenti, avvocati. Diciamo che CPT una volta 2022. Il settembre sono andati lì, però nemmeno non dicono che se loro hanno visto o non visto, se hanno parlato o no, solo dicono che noi siamo andati a Isola di Grandi, a Pazza. Loro hanno scritto normalmente anche un rapporto per il Comitato Ministeri, però anche quello rapporto non vogliono pubblicare perché Turchia non vuole per questo motivo. Allora, questo isolamento è passato verso tortura, proprio una tortura, perché se voi ricordate il periodo di Mandela, per esempio, io sono stato in Robben Island, anche abbiamo parlato un po' ex detenuti che adesso ho un museo, quando raccontavano, lui poteva vedere i suoi parenti, membri di ANC e tante altre. Anche per esempio quello l'ultimo carcere di più brutto era Guantanamo, anche lì avvocati potevano parlare con loro clienti, potevano difendere. Invece adesso in Grecia, in Tribunale di Strasburgo, ci sono tanti casi che avvocati devono andare a parlare con il presidente di Giordano, come difendere, come lavorare, non possono farlo, 4 anni. E questo è un grande scandalo, non è solo per Turchia, per anche tutti i membri di Consiglio europeo. 47 paesi sono membri di Consiglio europeo e Turchia anche è un membro di Consiglio europeo, secondo criteri internazionali, quella cosa non è possibile, non deve essere, però succede. La nostra critica su questo punto. Per quello, negli ultimi tempi, sempre noi abbiamo detto, purtroppo, i nostri amici, i nostri compagni, gente che appoggia, aiuta, sono i popoli, sono attivisti, sono giuristi, sono giornalisti, non è governi, purtroppo, anche partiti politici, sindacati. Quelli sinceramente tutti appoggiano, tutti danno a ragione, però quando andiamo a vedere governi stati, anche europei, loro non vogliono fare niente. Per esempio, l'ultima riunione di comitati ministeri, normalmente dovevano prendere una decisione contro Turchia, però loro cosa hanno fatto? Hanno dato un altro anno allungato, va bene, Turchia puoi continuare questo isolamento. Puoi fare tutte quelle cose che vuoi. E questo è un grande problema perché fino agli anni 90 in Europa c'era una democrazia enorme,
Sì, anche così. Però dopo anni 90, quando ho sciolto l'Unione Sovietica, anche in Europa è iniziato piano piano a tagliare tutti i diritti, la democrazia. E adesso, quando andiamo a vedere tantissimi paesi occidentali, purtroppo crescono questi partiti nazionalisti, partiti fascisti, e questo è un grave problema per l'umanità. Per quello noi vogliamo che quello solidarietà internazionale non è solo che occidentali appoggiano e aiutano noi, anche noi dobbiamo lavorare insieme contro il fascismo, contro quello l'idea di autoritari, perché abbiamo bisogno della democrazia, unica soluzione per tutti i problemi, la democrazia, non è conflitto, non è guerra. Per quello la guerra non risolve mai una cosa. Comunque, stasera siamo insieme, il nostro deputato ha raccontato quasi tutto che succede in Turchia, eccetera, eccetera, però noi sappiamo che Turchia è un paese, ha un potere regionale, un potere, oppure un Stato, adesso facendo una egemonia culturale del suo paese, non è solo in Turchia, anche verso Siria, verso Iraq, una egemonia economica, un'egemonia politica, militare. Per esempio, adesso quasi 30.000 suoi mercenari sono fuori paese, in Niger, Sudan, Somalia, Libia, Siria, Iraq, tutti quegli mercenari sono jihadisti purtroppo. E questo mondo sa quella cosa. L'Unione Europea sa questa cosa, gli americani sanno questa, la Russia già fa amicizia con Turchia per tutte queste cose. Per quello, anche adesso, per esempio, può essere che voi potete dire com'è, però Turchia anche adesso volendo che una grande guerra fra Israele e Iran, perché per far distruggere Iran rimane da forza unica musulmana in regione. Adesso facendo tutti questi giochi, doppio giochi, con parte la diplomazia con Russia, con parte diplomazia con americani, con Comitato Europeo sull'immigrazione, fa tutto per crescere, per una egemonia enorme in Medio Oriente. Parlando di egemonia, perché voi siete italiani, comunque quando leggevamo Quaderni di Gramsci, parlava tante su queste cose, voi sapete meglio di me. Per quello noi come curdi non vogliamo un Stato-nazione in Medio Oriente per curdi, perché secondo noi questo secolo, il secolo di convivenza, fratellanza, condividere le cose, risorse economici naturali come petrolio, come acqua, come gas, come tantissime cose, queste sono risorse comuni, umanità, né acqua solo se nasce in Kurdistan, solo per curdi o petrolio, gas, tutte le cose così. E anche deve essere un po' ecologico. Per esempio, in Siria abbiamo petrolio, se vogliamo possiamo produrre per giorno 100.000 barili di petrolio, 500.000 barili di petrolio, però questa cosa distrugge il paese. Per quello abbiamo bisogno di 20.000 barili di petrolio e basta. Non serve di più creare quelli come un paese di Dubai, lux per due o tre famiglie. Questo è impossibile. Tutte queste risorse devono essere per i popoli, per necessari, per diritti. Se no, e allora distruggiamo questo mondo. Per quello la libertà di nostro presidente Öcalan è abbastanza importante. Secondo noi, se lui adesso era fuori e poteva fare tantissime cose per fermare tutti quei conflitti che succede in Medio Oriente, portare un processo per la pace sia per paesi arabi, sia Turchia, sia Siria, Iraq, Afghanistan, Kurdistan anche, perché l'influenza di la rivoluzione delle donne in Kurdistan adesso per tutto il Medio Oriente. Però serve che
qualche leader possono portare avanti. Non voglio rilungare molto, il finale, questa campagna continua e vogliamo distruggere questo isolamento, come si dice, liberare il nostro presidente. Vi chiediamo tutte e tutti su questa campagna, appoggiate a noi, perché questo non solo per noi, per tutti voi, anche per l'umanità, è abbastanza importante che un leader politico che ha 26 anni in carcere, totale sotto isolamento, deve essere libero. Vorrei anche chiedere Laura, anche compagni di Defend Kurdistan, domani c'è un corteo anche in quella campagna, se qualcuno di voi può prendere parola, racconta questa cosa, anche invita tutte e tutti che siamo qui a corteo. Grazie mille, buona serata. Mia di Defense Kurdistan, grazie. Ciao amiche, ciao amici, volevamo dire che siamo molto felici di quello che è successo stasera. Per noi è un onore avere qua te e avere qua tutti voi. Pensavo che ogni parola detta per Öcalan, ogni parola detta per le sue idee e per il popolo curdo sia un modo per liberare sempre di più Öcalan e per liberare sempre di più le idee che sono messe in pratica in questa fantastica rivoluzione che dà speranza a tutti noi. E ci tenevo a dire che per noi queste non sono idee lontane, non sono idee che noi non sentiamo profondamente, ma sono delle idee che noi cerchiamo di mettere in pratica e che danno speranza a noi e che ci danno speranza proprio nel futuro che noi vogliamo costruire. Per noi non sono delle idee cristallizzate oppure che stanno solo nei libri, ma sono delle idee che guidano anche e che alle quali noi vorremmo ispirarci sempre di più e alle quali noi vorremmo avvicinarci sempre di più. E per questo credo che sia importante che ogni persona qui dentro faccia quello che può nella forma in cui più vuole, perché poi non c'è un solo modo per avvicinarci a queste idee, perché sono ampie e si parla della costruzione di un mondo intero. Non è solo che c'è un solo singolo modo di fare qualcosa per questo nuovo mondo, ma ognuno di noi può dare qualcosa per le proprie sensibilità e per il proprio modo di vivere la vita. E noi abbiamo organizzato come giovani questo corteo domani, partirà alle 16 in piazza 18 dicembre da Porta Susa. Non abbiamo molti volantini, quindi lo lascio qua per chi vuole fare la foto. E credo sia molto importante che se vi sentite vicini e vicine alla voglia di trovare una soluzione per il conflitto in corso, credo sia molto importante che voi partecipiate, perché per noi la liberazione di Öcalan non è solo la liberazione di una persona fisica, ma è la possibilità di trovare una soluzione per il conflitto nel Medio Oriente. Questo perché per noi la proposta di Öcalan è la proposta che è messa in pratica nella Siria del Nord-Est, è la proposta che può veramente offrire una via che non è quella né dello Stato-nazione né degli imperialismi, ma è quella terza via che spesso è occultata dal sistema e che spesso nella propaganda e nei bombardamenti di notizie non riusciamo a vedere. Ed è una soluzione che, come dice il titolo di uno dei suoi più importanti libri, è una soluzione che va oltre lo Stato, il potere e la violenza. E noi pensiamo che questa sia quella che noi dobbiamo studiare, a cui dobbiamo avvicinarci e che dobbiamo mettere in pratica. Quindi, se vi va di venire domani, credo sarà una giornata molto bella. Bravo. Grazie Lucia. Adesso io direi che inviterei, se qualcuno vuole fare delle domande alla nostra ospite,
il MAS, prego. Ho visto un cenno, ma non ho capito bene. Dammi il microfono, provo di nuovo. Non c'è nessuno che vuole dire ancora qualcosa? Io volevo, a questo punto, volevo sottolineare che appunto a Torino c'è questo movimento molto attivo, veramente importante perché culturalmente proprio preparato e oltre a questa prospettiva del confederalismo e quindi di una convivenza finalmente tra delle differenze senza conflitti, l'importanza è proprio anche una rivoluzione del ruolo della donna in un paese dove è particolarmente oppressa, perché lì la religione è islamica e quindi il fatto di liberare il ruolo della donna, di evidenziare questa importanza nella società, nella cultura, in ogni ambito della vita, come sta avvenendo, e voi lo sapete bene, nel Rojava, dove ogni carica civile, politica, pubblica, associazionistica di qualunque genere ha due presidenti, non c'è mai un uomo, c'è sempre un uomo e una donna, così come i sindaci nelle città curde, che però sono state distrutte in questa campagna terribile del 2015-2016 dell'esercito turco. Voglio anche aggiungere che, a mio parere, uno degli elementi di questa espansione esagerata della Turchia, di cui parlava il MAS su tantissimi aspetti del mondo attuale, è anche favorita da quella che io ritengo un'organizzazione nefasta, che è la NATO, che a mio parere è anche quella che sta dietro al fatto che non si finisca la vicenda ucraina, una vicenda limitata, si sta espandendo con rischio quasi nucleari e che proprio ha condannato a morte il popolo curdo. Ricordo che nel maggio 2022 a Madrid, in vertice NATO-Turchia, la Turchia aveva posto il veto all'arrivo, all'entrata della Svezia e della Finlandia nella NATO, il veto perché diceva, diciamo di sì, io Turchia dico di sì, ma voi Svezia e Finlandia dovete perseguitare il PKK, cioè tutti i rifugiati politici del Movimento di Liberazione Curda che sono rifugiati da voi e che sono persone che svolgono una vita perfettamente normale, regolare, legale, legittima, anche con ruoli importanti. Addirittura hanno chiesto, questo non so cosa c'entrasse col PKK, aveva chiesto che gli venisse, la Turchia, che gli venisse consegnata una parlamentare del Partito Socialista Svedese, la quale proviene dal Rojalat, cioè dal Kurdistan iraniano, nemmeno turco, e questo però il motivo c'era. Tra le altre cose, oltre all'espulsione dei rifugiati politici del Movimento di Liberazione Curdo, la richiesta era anche, ed è stata accettata, di troncare i fondi che questi paesi, in particolare la Svezia, dopo la vittoria del curdi sull'ISIS, inviavano a Rojava. Questa, appunto, questa entità in cui tutti speriamo che è un esempio per l'umanità, inviavano a sostegno umanitario del Rojava. Questo accordo è stato sottoscritto, ma proprio personalmente, dall'allora segretario generale della NATO Stoltenberg. Quindi io vedo proprio una congiura nei confronti del popolo curdo. Non è soltanto una dimenticanza, ma mi sembra che in alcuni casi, in particolare in quello che ho citato, ci sia proprio un accanimento. Invito di nuovo qualcuno che voglia prendere la parola a farlo, altrimenti possiamo chiedere alla nostra ospite di concludere. Come volete.
Şu bir gerçek, yani hiçbir Kürtler için aslında hakların özgürlüğü, ezilenlerin özgürlüğü için, Sayın Öcalan'ın özgürlüğü için yapılan hiçbir çaba, yapılan hiçbir emek boşa değildir. Bu emeklerin hepsi kartopu gibi büyüyerek amacımıza bizi ulaştıracaktır. O nedenle yarınki yürüyüşte şu an burada olan gençlere ve katılacaklara şimdiden başarılar diliyorum. Tekrar burada olduğum için mutluyum. Hepimize gelecek güzel günler için şimdiden başarılar. Vi ringrazio di nuovo per essere qui stasera e per avermi ospitato. Non avrei molto da aggiungere. Penso che ogni gesto, come è stato detto prima, ogni gesto è importante e se nella direzione della liberazione per il popolo curdo, ma non soltanto, di tutti i popoli oppressi, per la liberazione del nostro presidente Öcalan. E ogni gesto, anche se piccolo, è molto importante perché strada facendo in questi anni abbiamo detto che abbiamo visto che questi gesti si uniscono e creano un'enorme campagna. Dunque anche il corteo di domani penso che sarà molto importante, quindi vi auguro un grande successo e ripeto ancora un'altra volta che sono molto felice di essere qui e spero che saremo insieme anche domani. Dopodomani in un futuro migliore. Che ci direte come fare, mi è stato bravissimo, un omaggio alle nostre residenze reali, perché, come dire, più principesche e coraggiose delle donne curde in francese, perché sono così. Questo invece è l'esempio di come i soffitti si costruiscono cose complesse e questa è una storia del Piemonte. E quando applicheremo un consiglio un po' di federalismo democratico lo aggiungeremo. Allora io vi saluto, vi ringrazio, io mi scuso per l'ospitalità fatta in questo modo, speriamo di avere altre occasioni e di poter avere una sala più grande. Ah, prego, prego, vieni. Aspetta, prendi no, Lucia, Lucia, parla qua così ti vediamo. Si registra. Si registra, poi puoi vedere. Sono dimenticati di dire che, non so se lo sapete, ma la Turchia attacca anche con armi chimiche il popolo curdo e anche la guerriglia curda, che è una guerriglia di resistenza, che poteva essere quella partigiana italiana, sta sulle montagne, e per questo è stata aperta una campagna per la raccolta fondi per le maschere a gas, contro le armi chimiche, e queste sono le magliette che si possono comprare al fondo e costano 25 euro e tutto il ricavato verrà dato direttamente per l'invio delle maschere antigas. E se volete supportare, sono laggiù insieme anche ai libri. Grazie a tutti.